legare a letto e imbottire di farmaci persone con disagi psichiatrici che invece andrebbero curate e reinserite in società. Ovvero la contenzione meccanica e farmacologica, di cui spesso si fa uso o meglio abuso, nonostante la chiusura dei manicomi, passi da gigante che si sono compiuti negli ultimi decenni in Italia a seguito della legge Basaglia nell'ambito della salute mentale. Questa è la cornice tematica di E tu slegalo subito, una 3 giorni da giovedì 27 a sabato 29 ottobre organizzata all'Aquila dall'associazione 180 Amici Ollus. Pregio dell'iniziativa è che il tema della follia e della salute mentale sarà raccontato con il linguaggio universale del teatro. Il 27 alle ore 21 Rosetta Malaspina per la regia di Margherita Di Marco e Vincenzo Mercurio presso lo spazio rimediato. Venerdì 28 e sabato 29 Sete per la regia di Emiliano Aiovalasit e Psicosi, diario di un'anima di Preziosa Salatino e Sabrina Vicari, entrambi alla Casa del Teatro di Piazza d'Arti. Al nostro microfono il direttore artistico Giulio Votta. I tre spettacoli parlano in tre modi diversi tre personaggi anche abbastanza noti, italiani e stranieri. Il primo spettacolo parla di Rosetta Malaspina, il secondo spettacolo parla di Leonardo Vitale e il terzo spettacolo parla di Sarah Kane. Rosetta Malaspina era una donna del sud, una donna calabrese che ha avuto, diciamo così, ha avuto dei problemi in seguito a quello che è stato un amore finito male. Ha aspettato per più di 50 anni un uomo che era partito per cercare lavoro e che non è più tornato. Il secondo spettacolo, quello su Leonardo Vitale, è uno spettacolo appunto che parla del primo pentito di mafia per motivi di coscienza che viene internato dalla mafia in due grandi strutture, in due ex OPG che sono l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia e nell'OPG di Montelupo Fiorentino. Il terzo lavoro invece è un lavoro sugli ultimi momenti di vita di Sarah Kane, una poetessa molto giovane, guarda a questi ultimi momenti di vita e il dissidio interiore che viveva questa persona.